Noi in questo momento siamo società politica molto più di quelli che siedono al Parlamento. Ridisegnare un modello, cominciando a intervenire sulle discussioni in atto, tu facevi riferimento a questo intervento legislativo sul terzo settore che io non conoscevo, ma ti dico, è assolutamente sovrapponibile a un provvedimento che già è stato approvato in sede deliberante dalla Commissione Cultura della Camera, che è molto più piccolo come incidenza, però il modello è esattamente questo: si istituisce in Italia per la prima volta sul piano normativo, gli si dà un nome, all'impresa culturale e creativa, con un provvedimento di 5 articoli che fa ridere. Già mischiare l'impresa, mettere insieme questi tre temi, impresa significa delle cose abbastanza precise nel nostro linguaggio, nel nostro ordinamento. Quella culturale poi è una cosa che non necessariamente coincide con quella creativa, però c'è questa esigenza demagogica di dover dare forma, e ci si rivolge in questo caso a un'associazione amica dei proponenti, dice: voi siete operatori del settore, dateci qualche idea. E quelle idee, che non sono dei legislatori, se le fanno in base alle loro esperienze ed esigenze, e viene fuori un piccolo mostro giuridico che però stabilisce un principio. Una volta che l'hai scritto e l'hai votato, definisci una roba che crea soltanto ulteriori. Che sto a spiegarvi, sì, ma sì. È esattamente la cosa che sentivo dire da te sul terzo.